Siamo con la dottoressa Irene Rosini della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI che ci spiegherà esattamente che cosa sono e cosa fanno i collegi IPASVI. I collegi PASVI sono collegi provinciali, appunto distribuiti su tutto il territorio nazionale e sono tenutari dell'albo dei professionisti infermieri a cui per legge e per normativa devono essere iscritti. La Federazione Nazionale PASVI raccoglie tutti i collegi d'Italia, il suo comitato centrale, e, con la neopresidente, la dottoressa Barbara Mangiacavalli. E a tutela della professione e per rispettare anche il diritto dei cittadini a cure adeguate e inerenti anche a quello che deve fare il profilo dell'infermiere. Abbiamo sentito oggi che i vostri ruoli sono fondamentali, anche perché siete per esempio un elemento importante per AIFA, per tutto quello che è la registrazione per esempio di manifestazioni allergiche o situazioni particolari rispetto all'utilizzo dei farmaci. Quindi voi avete un ruolo che diventa veramente fondamentale nella gestione dei dati e di queste informazioni. Per quanto riguarda le segnalazioni AIFA, noi le facciamo come lo potrebbe fare qualsiasi altro professionista. Il ruolo che noi abbiamo, io credo, sia soprattutto nel rilievo del bisogno del paziente e, che sta, diciamo, nel cuore dell'assistenza sanitaria. E in questo progetto, credo che abbiamo un compito fondamentale, che è proprio quello di rilevare specificatamente i problemi del paziente affetto da leucemia mieloide cronica. Siete interpellati quando ci sono per esempio delle preparazioni rispetto appunto a diversi moduli di assistenza, siete interpellati come federazione, entrate in questo tipo di decisioni a livello nazionale, dico, di sanità? A livello nazionale credo che la normativa parli da sola Ok, perché lo attualmente si ricordiamo. sta, sì, assolutamente, attualmente si sta, è emerso proprio che il sistema sanitario nazionale ha diciamo molto Valorizzato la vostra. valorizzato non solo la nostra professione, ma si è resa conto che soltanto con l'egemonia medica non si va da nessuna parte, perché il sistema sanitario necessita assolutamente di tutte le figure professionali a disposizione, quindi anche e soprattutto di infermieri, che Quindi sono quelli che sono fondamentalmente più a vicini al contatto col paziente. paziente, quindi lo ricordiamo, la nostra sanità sta andando sempre più verso una collaborazione molto stretta tra tutti i ruoli Assolutamente, professionali. infatti sì, non si parla più assolutamente di atto sanitario, ma quanto di multidisciplinarietà, ecco, atto Perfetto. sanitario fatto con tutte le figure professionali. In collaborazione. E la figura di cui parliamo qua oggi è quella di un case manager che gestisce i rapporti con questo tipo di pazienti, in particolare con i pazienti affetti da leucemia mieloide cronica. È una figura che già esiste nei presidi È una ospedalieri. figura che esiste già per alcune patologie, ma soprattutto più che una figura è un modello organizzativo a cui rispecchiarsi. Questo è della presa in carico del paziente nella sua olicità, insomma, e quindi in toto viene preso per quanto riguarda i bisogni espressi e non espressi del paziente. Ringraziamo IPASVI, la dottoressa Rosini, per queste precisazioni utilissime e speriamo di avervi ancora a raccontarci nuove iniziative sulle pagine di Tecnomedicina. Grazie ancora. Grazie a lei.